Salve a tutti, oggi scopriamo insieme cosa succederà nel prossimo appuntamento che andrà in onda domenica 1 agosto. Nell'episodio intitolato L'anniversario, gli abitanti del Grand Hotel si riuniscono per celebrare il primo anniversario di morte di Don Carlos Alarcón. Così, accanto a Loa, arriva Gonzalo, il nipote di Donna Teresa, un ragazzo che pare nascondere un grandissimo segreto, che è proprio legato alla morte del padre di Alicia. Alfredo, intanto, è riuscito nel suo intento, è diventato primo direttore dell'hotel, scavalcando Diego. Quando però arriva il giorno in cui l'uomo deve insediarsi e prendere il suo nuovo posto, sui giornali si sparge la notizia che il marchese, cioè suo padre, era indebitato fino al collo. Per Donna Teresa questo è un grandissimo shock, ovviamente, che scatenerà in lei la voglia di vendetta. Belén non riesce più a portare avanti la sua vita da mamma e cameriera. Sotto il tetto del Grand Hotel le viene davvero difficile, proprio come sostiene Andrés. In più ora ha sempre Angela tra i piedi, il che la infastidisce. Così decide di andare via con il suo bambino. Per questo mostra il piccolo Juan a Diego e a lui chiede dei soldi. Belén minaccia Murquía, se non l'aiuterà dirà a tutti che il bimbo è figlio suo. Il giorno seguente, purtroppo, il bebè scompare nel nulla. E mentre Javier si rimette e si prepara a dare un altro disgusto alla sua famiglia, Alicia si rende conto che può essere proprio suo cugino Gonzalo ad aver ucciso suo padre. Nel secondo episodio, chiamato Il battesimo, Isabel, la cameriera, dopo aver scoperto che Julio ha una specie di relazione con la figlia minore di Donna Teresa, decide di ricattare Alicia. La ragazza le scrive un biglietto e lo va a posare sulla sua toilette. Il biglietto però lo prende Diego, il quale scopre che sua moglie ha un amante. Il Murquía quindi si metterà ad indagare per scoprire chi è l'uomo che ha rubato il cuore di sua moglie. Isabel ha commesso questo gesto perché è innamorata di Julio, il quale però non ricambia i suoi sentimenti. Nonostante l'accaduto, Javier continua ad amarsi con Adriana. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando, al Grand Hotel, arriva Elena, la figlia della donna. La ragazza, furbissima, riesce a far cadere Javier nella sua rete. I due giovani vengono colti insieme mentre amoreggiano proprio da Adriana, la quale ne resta sconvolta. Belén, intanto, riesce a trovare suo figlio e a riportarlo al Grand Hotel. Il bimbo, purtroppo, però, si è ammalato e sfortunatamente non riesce a guarire. Piccolo Juan muore. Belén però non riesce a darsi pace, così prende una tremenda decisione: scambiare Juan con Alejandro, il bimbo di Sofia e Alfredo, che invece è vivo e sta benissimo. Intanto Alicia è sempre più tramortita, le costa credere che sia suo cugino Gonzalo l'assassino di suo padre. La ragazza indaga ed effettivamente si rende conto che il giovane le ha mentito.